Nel frattempo passiamo all'interrogazione numero 11, che ha per oggetto, in merito alla presenza di Taglio nell'acquedotto di Val di Castello, risponde l'assessore Fratoni. Grazie. Proviamo. Ecco. Grazie Presidente, si tratta di un'interrogazione molto corposa che ovviamente ha dato luogo anche a una risposta corposa. Io mi auguro di poter stare nei 5 minuti, anche se non confido, eventualmente ovviamente forniremo la risposta scritta. Procedendo per punti, intanto una premessa. A seguito dei controlli effettuati dall'ASL 12 sui punti della rete di controllo di Pietrasanta, sono stati rilevati due superamenti del limite fissato per il taglio, 2 mg litro, nel punto di controllo Cimitero Pietrasanta e nel punto Via Trellusci, come comunicati da ASL 12 al Comune di Pietrasanta in data 8 luglio 2015. Ciò ha indotto il Sindaco a emettere l'ordinanza 42 dell'8 luglio di non utilizzo delle acque per uso umano distribuite tramite pubblico acquedotto nelle zone a valle dei punti di prelievo sopraindicati. A seguito di successivi controlli effettuati da GAIA nei giorni 13 e 14 luglio, è stata rilevata la presenza di valori di taglio superiori al limite anche per un punto di prelievo di un contatore di utenza privata in via Falascaia, esterno all'area delimitata dalla precedente ordinanza, per cui l'ASL 12 ha segnalato al Comune in data 16 luglio la necessità di emanare una nuova ordinanza di estensione dell'area di divieto d'uso di acque ad uso potabile. La medesima ASL ha chiesto inoltre a GAIA di effettuare campionamenti nelle zone limitrofe a quelle delimitate con le ordinanze e di accertare le cause di questi elevati valori di taglio. Poiché l'acqua prelevata per la potabilizzazione prima dell'immissione nelle condutture idriche è priva di taglio, questo non può che derivare da un risollevamento di taglio sedimentatosi nella rete idrica. Sono in corso di valutazione le cause che potrebbero aver determinato ciò ed è in agenda un incontro a livello locale proprio in questi giorni fra tutti i soggetti territoriali e l'Istituto Superiore di Sanità. Venendo ai punti, il primo riguarda i risultati dell'indagine epidemiologica. Come riferito nell'interrogazione, la Regione ha predisposto, approvato e finanziato con delibera Giunta regionale toscana del dicembre 2014 il progetto per il superamento della contaminazione da taglio, comprendente anche una serie di indagini epidemiologiche e di sorveglianza da parte dell'ASL competente, ovvero l'ASL 12. I tempi previsti dalla delibera sono stati rispettati ed i primi risultati dell'indagine sono stati presentati alla cittadinanza lo scorso 4 luglio 2015. Gli atti dell'incontro sono integralmente disponibili sulla home page del sito ufficiale della ASL. Sono stati raccolti e analizzati alla data del 4 luglio 2015 637 campioni di urine raccolte a 30 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza di non potabilità e 700 campioni di urine raccolte entro 60 giorni dalla data di emissione di ordinanza di non potabilità. Tralascio i dati specifici, è stato rilevato, comunque si evidenzia un'esposizione della popolazione, tant'è che saranno effettuate analisi di occorrenza delle malattie negli esposti a taglio, definiti come residenti nelle frazioni di Val di Castello, Carducci e altre zone del centro storico, rispetto ai non esposti, definiti come residenti nel resto del comune. Inoltre verrà ovviamente organizzata una banca dati georeferenziata che consentirà di condurre analisi della distribuzione spaziale delle malattie per individuare eventuali cluster spaziali, ovvero aggregazioni anomale di malattie nel territorio comunale. Salto le parti più specifiche che eventualmente poi consegnerò ai consiglieri. Alla data del 4 luglio l'Autorità regionale della sanità ha già referenziato oltre il 90% della popolazione residente ed ha già iniziato ad associare alla cittadinanza i dati ricavabili dai flussi correnti e le ulteriori informazioni desumibili dai questionari che sono stati compilati dalla cittadinanza al momento della consegna dei campioni di matrici biologiche. Alla data del 4 luglio sono 1.086 questionari. Il punto 2 è gli interventi di bonifica in merito alle aree minerarie. Si ritiene utile precisare che la causa della riscontrata presenza del taglio nell'acquedotto di Val di Castello e di parte di Pietrasanta non è direttamente legato alle dismesse aree minerarie ex sedem di Buca dell'Avena e di Monte Arciccio, in quanto tali, ma alla presenza di questo elemento nelle acque della sorgente Mulini, che costituiva a partire dalla fine degli anni 50 il principale apporto di questo acquedotto. La suddetta sorgente è posta più a valle di tali aree e, per quanto finora noto, non era in diretta connessione idrogeologica con esse. È
È utile infatti ricordare che la ricerca di taglio in tale sorgente è scaturita prima di tutto dal ritrovamento da parte dell'Università di Pisa di importanti e uniche mineralizzazioni di questo elemento nelle gallerie minerarie, che hanno spinto i ricercatori anche a ricercarlo anche nelle acque di miniera e quindi nelle sorgenti anche ad uso potabile come quelle dei mulini. Ricordiamo infine che uno degli obiettivi dell'accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana, Università di Pisa, Comune di Pietrasanta, di quella delibera 136/2015 e avente validità a partire dal 1 aprile 2015, è proprio quello di chiarire i rapporti idrogeologici e idrogeochimici tra le mineralizzazioni a suo tempo oggetto di coltivazione nelle miniere ex Eden e il sistema di sorgenti afferente il torrente Boccatoio. Il punto 3 e il punto 4, ovvero rispetto del cronoprogramma previsto dall'accordo di programma e quali obiettivi definiti all'interno dell'accordo di programma sono stati raggiunti, per quanto ritiene la parte sanitaria, il cronoprogramma è stato rispettato, l'ASL aggiorna regolarmente gli uffici della Regione, l'ultima relazione del 16 luglio 2015. Sulla parte ambientale, il termine della consegna della prima relazione tecnica è il 1 agosto. Il Dipartimento di Scienze della Terra da incontri preliminari a tale consegna, l'ultimo dei quali si è svolto a Pietrasanta lo scorso 10 luglio, ha comunicato... Devo interromperla già un solo, minuto. No, sennò io ti consegno la cosa, okay. In mezzo. Grazie Assessore, chiedo scusa, ma è per proprio un criterio. A questo punto Gianarelli Bianchi Galletti, la risposta. Gianarelli. Sì, intanto verificheremo con ulteriori approfondimenti se è così chiara l'origine di questo inquinamento. Quindi l'assessore, che ringrazio per la risposta e ringrazio per essere rimasta qua, dà un bel segnale che i suoi colleghi dovrebbero copiare come buon esempio. Verificheremo se effettivamente questi inquinamenti sono collegabili non alle miniere ma alla sorgente Ponte Mulini. Sta di fatto che non ci è chiaro quali sono le azioni per eliminare questa fonte di inquinamento, perché va bene che potrebbe essere anche di diversa origine rispetto alle miniere, ma c'è la popolazione richiede di intervenire e mai come in questo caso si può dire a monte del problema per risolverlo, perché una regione come la nostra non può permettere nel 2015 che i nostri concittadini non possano bere l'acqua del rubinetto. Quindi rimarremo molto presenti sul tema e faremo pressioni per avere le azioni più celeri. Grazie. Grazie a lei.